Dall'Assemblea regionale siciliana incominciamo questo nostro incontro della conferenza delle assemblee legislative regionali d'Europa. Sono Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia e innanzitutto voglio proprio ringraziare chi ci ospita, il presidente Gianfranco Micicché, che con grande cordialità e con mezzi davvero calorosi e precisi ci ha accolto e possiamo oggi davvero, credo, avere un momento di confronto tra di noi, consigli regionali d'Europa, assemblee legislative regionali che aderiscono a questo gruppo di lavoro, avere un confronto, sono sicuro, proficuo sul tema delle disuguaglianze di salute, con particolare riferimento a ciò che, ahimè, la pandemia sta producendo nei nostri territori. Oltre al ringraziamento del padrone di casa, io voglio ringraziare in particolare coloro che hanno aderito venendo in presenza qui a Palermo per questo nostro incontro. Saluto e ringrazio per essere qui Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Irto, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Jean-Claude Marcourt, che è in rappresentanza del Parlamento della Vallonia, è arrivato dal Belgio, Ivo Moras, presidente della terza commissione sanità del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed è collegato con noi David Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, in videoconferenza, così come si dovrebbero collegare in videoconferenza rappresentanti di altri consigli regionali italiani. Abbiamo avuto purtroppo la sfortunata coincidenza che gli spagnoli che partecipano a questo gruppo di lavoro sono riuniti per la loro conferenza dei loro parlamenti regionali, quindi non potremo avere, come è successo nelle volte precedenti, la presenza degli spagnoli, ma recupereremo poi sicuramente in una prossima occasione. E vi anticipo che tra poco avremo l'opportunità di avere il saluto anche del Presidente del Parlamento europeo, Dag Sassoli, che ha accolto l'invito che ho fatto di approfondire i temi del nostro gruppo di lavoro Calre e ci spronerà, come sentirete, a intensificare questi nostri scambi. Lui è assolutamente dalla nostra parte, come Assemblea regionale d'Europa, ci chiede un contributo alla costruzione anche sui temi della salute, ma più in generale sui temi del futuro dell'Europa, un contributo come Assemblee legislative regionali. E poi avremo il saluto del nostro presidente Calre. Il presidente Gustavo Matos, che inizialmente appunto aveva detto che sarebbe stato tra noi in presenza, ma poi per questa coincidenza di cui parlavo prima, della conferenza spagnola, non ha potuto essere qui, ma ci ha inviato un saluto e un suo messaggio. Avremo poi, riprodurremo di volta in volta strada facendo, l'intervento dei nostri relatori, il professor Peter Goldblatt, che è collegato in questo momento da Londra, presenterò dopo il professor Alberto Maringhini e il professor Marco Terraneo, ma li presenterò strada facendo. Quindi io adesso, se siete d'accordo, partirei con i saluti del nostro presidente del Parlamento europeo Sassoli, poi proseguiamo con gli altri che ho citato. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per il vostro invito. Purtroppo, impegni istituzionali non mi hanno consentito di venirvi a trovare e di partecipare di persona al vostro incontro, ma desidero rivolgere un caloroso saluto all'amico vicepresidente della Regione Carlo Borghetti, ai delegati delle varie regioni europee, ovviamente ai relatori presenti. Per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devastante quanto inatteso. Il Covid non ha risparmiato nessuno e se c'è una lezione che abbiamo potuto imparare in questi 15 mesi così difficili è il senso della nostra interdipendenza. Perché questo virus ci ha mostrato che nessuno può farcela da solo e soprattutto che alcune decisioni sulla salute, sulla ricerca, sui vaccini, sull'approvvigionamento di materiale medico, sulla prevenzione, non possono essere governate singolarmente dai nostri paesi, ma richiedono un approccio comune. Questa crisi ha conferito all'Unione Europea nuovi compiti che prima non aveva e quindi è necessario definire anche nuovi strumenti, nuove competenze in grado di rispondere in modo più efficace
alle sfide del domani. Nessuno deve sentirsi escluso, perché la salute come esperienza di benessere individuale e collettivo richiede un maggior coordinamento dei nostri sistemi sanitari, una maggiore sorveglianza sul controllo delle malattie e al tempo stesso più investimenti in tecnologie e in standard di sicurezza. Una nuova politica europea della salute, oltre a investire in sistemi sanitari solidi e sostenere la formazione del personale sanitario a livello europeo, dovrebbe cercare di focalizzarsi sul tema della prevenzione, sulla qualità della cura, sul benessere sociale. È soprattutto in tempi di crisi che il progetto europeo deve dimostrare di essere un progetto per il bene di tutti, capace di proteggere le persone, di sostenere le imprese, investire nell'uguaglianza, nel progresso sociale, nel benessere. Abbiamo una grande responsabilità davanti a noi e dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei cittadini. Per queste ragioni penso che sia molto importante incoraggiare modelli di collaborazione con i cittadini e stimolare forme innovative di welfare, specialmente nel campo della salute. La pandemia non è una parentesi, ma un forte invito a proiettarci nel futuro, a progettare un'Europa più giusta che possa restituire centralità alla persona umana. Vi ringrazio ancora per il vostro invito, spero ovviamente di incontrarvi presto, non appena sarà possibile. Il Covid ci ha dato una grande lezione, che l'Europa non sono soltanto le istituzioni di Bruxelles, ma sono anche le regioni, gli stati nazionali, i parlamenti nazionali, siamo tutti dentro un grande puzzle e l'Europa funzionerà naturalmente, e ne sono sicuro, se tutti i pezzi faranno in questo momento il loro dovere, se saranno concentrati sulla ripresa, sulla diminuzione delle disuguaglianze e soprattutto nella capacità di lasciare alle giovani generazioni un'eredità di cui noi abbiamo goduto pienamente per molto tempo. Direi che il messaggio del Presidente del Parlamento Europeo per noi è di particolare sprono, ma anche di soddisfazione, visto che ci ha citato come attori della costruzione di un'Unione Europea nuova, più forte, più vicina ai cittadini. Quindi faremo tesoro delle sue parole e adesso sentirei il saluto del Presidente invece della CAR, Gustavo Matos. Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por desearles un trabajo fructífero en estas jornadas y disculparme por no poder estar físicamente en Sicilia hoy acompañándoles en lo que considero uno de los grupos más interesantes en los que hemos ido trabajando durante estos meses. Me hubiera encantado poder estar de forma presencial, físicamente, pero saben que por cuestiones de coincidencia con la reunión de la COPREPA anual española, pues no he podido acompañarles. Quiero desearles suerte y buen trabajo a quienes participan en esta jornada. Desde luego, poner en valor lo que ha significado hasta ahora el trabajo de las regiones en relación con la salud, fundamentalmente. Qué importante ha sido en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 el papel de las regiones, sobre todo aquellas regiones que tienen capacidad de legislar, como son los parlamentos y las asambleas que forman parte de la CALRE. Y hemos puesto de manifiesto una vez más que somos las terminales nerviosas del proyecto europeo con sus ciudadanos, los que más cerca estamos de 200 millones de habitantes de la Unión Europea, los que estamos en la primera línea de combate. Y hemos sido parte fundamental y muy importante en la lucha contra la COVID-19 en los momentos más difíciles, y hemos sido parte importante del éxito de la vacunación, que hoy es una realidad en toda la Unión Europea. Y creo que tenemos que aprovechar todo este trabajo para ponerlo en valor, para ofrecerlo al conjunto del proyecto europeo y sobre todo para sacar algunas conclusiones y algunos datos que creo que son relevantes. Por ejemplo, el hecho de que la estrategia de vacunación haya sido una estrategia única a nivel de toda la Unión Europea pone de relieve lo importante que es alcanzar acuerdos de coordinación, de cooperación en materia sanitaria. Seremos los países miembros quienes vayamos decidiendo a qué nivel puede llegar esa cooperación y esa colaboración, pero desde luego ha resultado imprescindible.
Y en esa cooperación, en esa colaboración, en la cuestión que tiene que ver con la salud pública y con la cuestión sanitaria, evidentemente las regiones hemos desempeñado, vamos a desempeñar y desempeñaremos en el futuro un papel clave fundamental en asegurar una política común en relación con la salud pública dentro del proyecto europeo. Así que muchas gracias, buen trabajo. Les deseo buen trabajo en esta jornada y espero en la próxima ocasión poder estar presente en estas jornadas de este grupo de trabajo. Y si me permiten, para acabar, una broma, ya que Italia nos ha eliminado a España en la Eurocopa, pues desearle suerte, Forza Italia, y el domingo espero que gane la Eurocopa. Mucha suerte. Parlamento, abbiamo fatto la riunione, la plenaria, che c'è stato, è veramente un personaggio di straordinaria simpatia, anche di grande capacità. Per cui lo salutiamo con grande affetto e con grande piacere. Poi gli mandiamo magari un messaggio. Manderemo anche lui il nostro messaggio. Non abbiamo predisposto la traduzione, ma direi. Sì, credo che fosse molto chiara. No? Molto comprensibile. Specialmente il Forza Italia per la partita di domani. Quello. Ovviamente, insomma, si augura che vinca l'Italia. C'abbiamo c'era un inglese che ci ha ascolta pure, no? Abbiamo anche il professore che è collegato da Londra, forse la pensa diversamente, poi sentiremo se vuole. Speriamo che sia poco appassionato di calcio. Battuta, certo, vedremo. A questo punto io chiamerei a fare il suo saluto Roberto Ciambetti, che è qui ovviamente rappresentando il Consiglio regionale del Veneto, ma è qui anche nella sua veste di coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome dell'Italia, del nostro paese. È il nostro presidente, noi qui stiamo ascoltando i saluti e gli inviti di tanti nostri presidenti che con noi collaborano per il lavoro che ci accompagna tutti i giorni. Devo dire, prima di cedere subito la parola a Roberto Ciambetti, che ci ha anche fatto arrivare un interessante contributo scritto, che è il suo intervento al Comitato Europeo delle Regioni, tenuto nel maggio scorso, proprio sul tema di una Unione Europea della Salute per rafforzare la resilienza dell'Unione Europea. Prego Roberto. Grazie Carlo e veramente complimenti per l'organizzazione. Intanto la squisita ospitalità del collega e poi mi permetto di dire l'organizzazione dell'ufficio a proiezione europea, molto proiezione europea del Consiglio regionale Lombardo, che organizza sempre le cose in maniera impeccabile e puntuale e precisa. Vi porto i saluti sicuramente come presidente come coordinatore della conferenza delle assemblee legislative italiane. La CALRE è uno strumento fondamentale per noi per far sentire la nostra voce a livello europeo per quanto riguarda le nostre iniziative, le nostre idee, le nostre competenze. Quindi bene Carlo a continuare a lavorare in questo solco. L'Italia è sempre stata protagonista nei gruppi di lavoro della CALRE e quindi è importante continuare con questo spirito e anche con questa voglia di guardare avanti. Mi permetto di dire che è un momento importante questo. Vi ricordo che il 19 di giugno è partita la conferenza per il futuro dell'Europa a Strasburgo e sarà importante che i lavori che facciamo, ma Matos è assolutamente sul pezzo, facciano parte dei contributi che come assemblee legislative regionali a livello europeo daremo alla conferenza. Devo dire che la conferenza non è partita, diciamo, con un grande sprint e una grande organizzazione. Speriamo che gli appuntamenti di ottobre siano più incisivi e più interessanti, però noi lavoriamo per dare il nostro contributo e anche questo gruppo di lavoro, secondo me, potrà essere utile. Mi riaggancio al testo che vi ho dato e mi scuso, ma questo era il testo prima di entrare in assemblea plenaria, che ho girato via WhatsApp a quello definitivo, se poi puoi rimbalzarlo ai componenti del gruppo di lavoro, perché questo è stato il primo lavoro fatto in comitato delle regioni a Bruxelles, chiamiamolo post pandemia, anzi durante pandemia, perché il lavoro è iniziato lo scorso novembre, è arrivato in plenaria
in maggio, quindi a pandemia ancora diciamo in corso. Però molte cose che sono scritte qua penso possano essere utili appunto al nostro gruppo di lavoro. Questo perché? Perché abbiamo visto che sicuramente la stagione dei tagli in Italia, partita nel 2011 col governo Monti, ha comportato qualche problema nell'organizzazione dei sistemi sanitari, e alcune delle cose che sono emerse in questi 15, ormai 16 mesi di emergenza sanitaria hanno dimostrato che invece sulla sanità bisogna spendere bene i soldi, ma bisogna investire sicuramente, perché, ripeto, la stagione dei tagli ha comportato qualche problema alle nostre macchine sanitarie. Altra cosa, a vari livelli, specialmente in Europa, qualcuno durante la pandemia ha cercato di dire che la colpa di qualche disfunzione era dovuta ai sistemi regionali sanitari, cosa dal mio punto di vista assolutamente da rigettare. E una cosa che fortemente è stata scritta e ribadita in questo parere che avete è che invece deve essere centrale il sistema regionale nell'organizzazione sanitaria. Ed è così in tutta Europa. Nei maggiori stati europei l'organizzazione e la gestione sanitaria è a livello regionale. Parlo di Germania, parlo di Polonia, parlo di Romania, parlo anche dell'Austria. Dappertutto è a gestione regionale, che nessuno si sogni di portare via le competenze della sanità e centralizzare. Anche perché mi permetto di dire, quando si centralizza troppo, qualche errore ha ricadute devastanti. Lo abbiamo fatto più volte e anche durante la discussione di questo parere l'abbiamo visto. Aver centralizzato troppo l'acquisto dei vaccini ha comportato molti problemi. Sbagli ed errori nel contratto hanno dato in mano alle case farmaceutiche una leva e una possibilità di ritardare la consegna di vaccini che, come ho detto anche in comitato delle regioni, ha comportato sicuramente qualche lutto in più che si poteva evitare. Quindi questo è l'esempio perfetto che quando si centralizza troppo e si compiono degli errori dall'alto, le cose vanno non per il verso giusto. E quando si parla della vita delle persone, della salute delle persone, invece dobbiamo essere, se possibile, sempre più performanti e sempre più efficaci ed efficienti. E penso che gli uffici regionali preposti all'acquisto del materiale sanitario sicuramente avrebbero fatto un contratto più puntuale e preciso di quello che ha fatto la DG Santé della Commissione Europea. Quindi ecco, a parte appunto i convenevoli istituzionali, che sono già entrato nell'argomento, e scusatemi se l'ho fatto, però sulla salute veramente i nostri cittadini ci stanno guardando, e quello che faremo come regioni sicuramente riguarderà il terzo millennio della sanità dei nostri cittadini. E ripeto, se non ci fossero state le regioni, forse qualche problemino in più e qualche lutto in più sicuramente ci sarebbe stato. Grazie ancora per l'impegno, grazie a Gianfranco Miciche, ripeto, per aver messo a disposizione la struttura dell'Assemblea siciliana, e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Roberto, anche per essere entrato già nel merito delle questioni che tratteremo con i prossimi interventi, e sono assolutamente d'accordo che il contributo delle regioni è stato decisivo nell'affrontare questa pandemia. E adesso cedo la parola al padrone di casa, al presidente Miciche, per il suo saluto. Prego Gianfranco. Grazie Carlo, grazie intanto a tutti di essere intervenuti. Per me è un grandissimo orgoglio oggi quello di potervi ospitare qui. È la prima volta che la Sicilia ospita un gruppo di lavoro della CARL, ed è veramente importante, perché io sostengo che le regioni siano il vero cuore poi della politica e delle nazioni. Le nazioni sono molto diverse al proprio interno, e le regioni hanno la responsabilità importante di evidenziare le peculiarità di ogni zona, di ogni territorio, dei singoli stati, e credo che sia molto più importante di come ogni tanto qualcuno immagini di poter fare. Mi permetto di lanciare
un messaggio da questa riunione anche al nostro Presidente del Consiglio Draghi, perché non c'è dubbio, ma credo che sia quasi un obbligo da parte di tutti i presidenti, di tutti i premier europei. Cioè, questa distribuzione delle risorse europee dovute al problema del Covid vanno distribuite assolutamente in accordo con le regioni. Per cui questo è un invito che io faccio per primo ovviamente al mio paese e al Presidente Draghi, ma credo che sia necessario che lo si faccia a tutti. È troppo importante che ogni singola regione possa immaginare quantomeno di consigliare come questi soldi vadano in qualche maniera spesi e come vadano utilizzati questi fondi europei, che oggettivamente sono tanti, forse di più di quanto non ci si potesse immaginare, ci sono e bisogna utilizzarli al meglio. E le regioni sono sicuramente la parte più importante, più diretta, che può individuare la migliore spesa, il sistema migliore per spenderli. All'interno delle regioni mi permetto di dire che il Parlamento, il Consiglio, che spesso io capisco che sono quasi un fastidio per i governi, perché hanno, come dire, questo obbligo del confronto con il Parlamento, con i consigli regionali, ogni tanto per loro è anche un problema e un fastidio, però è sbagliato anche qui intenderlo come un problema, va intesa come una collaborazione. Perché anche qui il territorio è sempre la cosa più importante e all'interno di un governo regionale non c'è la perfetta conoscenza dell'intero territorio regionale, che invece c'è in Parlamento, perché in Parlamento il territorio è rappresentato pezzo per pezzo da tutti i parlamentari e quindi anche qui se i governi nazionali fossero più disponibili nel confronto poi con i parlamenti, io credo che avrebbero solo da guadagnare loro, da guadagnare la bontà della spesa di tutte le regioni e di tutte le nazioni. Per cui il mio augurio è questo: io sono stato parlamentare nazionale e sono stato parlamentare regionale. Beh, posso dirvi che quando ero al governo nazionale non ho mai inteso il Parlamento nazionale come un fastidio, come un problema, ma in troppi lo intendono così. Ed è veramente un errore che va eliminato. Io vedo che gli altri presidenti dei consigli mi cannano la testa perché è un problema che abbiamo un po' tutti. Bisogna avere la forza di collaborare con i governi e non certamente di scontrarsi. Per il governo il Parlamento deve essere vero sì un controllo di quello che viene fatto, ma anche un aiuto, perché questo venga fatto bene e meglio di come non sia possibile fare. Ospitarvi in questo palazzo, io faccio sempre una battuta, dico che non solo lavoro qui ma pure mi pagano, perché lavorare qua dentro, lavorare in questo palazzo è una soddisfazione infinita, una gioia incredibile, e veramente quando uno viene a lavorare qua lavora meglio, non c'è niente da fare. Quando si lavora in queste sale, quando si respira l'aria arabo-normanna, quando si respira l'aria di cultura incredibile che questo palazzo ti regala, non c'è dubbio che si lavora meglio. Non tutti hanno questa fortuna, io ce l'ho e la considero veramente una fortuna infinita. Questo è un palazzo che è considerato da tanti, non lo dico per vanto, ma lo dico perché è quello che è una come dire, nozione comune, è il palazzo più bello del mondo. Ed è venuto qua addirittura il presidente cinese, era in visita in Italia, si è preso l'aereo, è venuto a Palermo, ha visitato il palazzo e è tornato a Roma, perché vale veramente la pena. Ora non devo bicizzarlo e non devo, il mio compito non è quello di vendere i biglietti il resto del palazzo, però non c'è dubbio che spero che tutti voi possiate stare bene qua. È anche prevista una visita poi appena finiamo di questo palazzo e sono veramente felice che voi siate qua. Ripeto, considero importantissimo che per la prima volta questa riunione si fa in Sicilia e devo ovviamente ringraziare i due presidenti, quello che mi sta accanto, Borghetti, che è il presidente di questo gruppo di lavoro, e devo ringraziare Ciambetti, che è che io ho conosciuto da poco, però è certamente un ottimo coordinatore delle assemblee regionali, dei consigli regionali.
la conferenza dei consigli regionali io credo che abbia un'importanza enorme e va, come dire, resa pubblica questa importanza dei parlamenti e dei consigli. Sono certo che Ciambetti riuscirà a farlo perché è una persona di grande acume, di grande intelligenza politica, oltre che personale e umana. Io ringrazio tutti quelli che sono qua, ringrazio il professore Marendini a cui ho chiesto personalmente di intervenire, perché il professore Marendini è oltre che un notissimo medico palermitano, ma ha avuto la fortuna di imbattersi in delle carte di fine 800 di un medico francese, se non ricordo male, che ha individuato una differenza nelle malattie tra la Sicilia e altre regioni. Visto che era questo l'argomento di oggi, di questa riunione, l'ho pregato di essere presente. E ringrazio anche, vedo dietro il professore Marendini, il professore dei cittadini, che è un nostro straordinario scienziato della medicina palermitano, e ringrazio di essere venuto, ed è venuto credo solo per guardare, perché questo è già un fatto importante per tutti noi, perché lui è veramente uno scienziato, per cui se ha avuto interesse e voglia di venire qui ad ascoltarci, questa rischia di essere una cosa seria, per cui è una cosa importante, per cui mi auguro che sia così. Carlo, grazie veramente di aver scelto la Sicilia, di aver scelto questa sede per questa riunione. Io tra qualche minuto, proprio perché questo è un palazzo che trasuda cultura in tutte le sue forme, ho una conferenza stampa per la presentazione appunto di una mostra che abbiamo qua al palazzo. Mancherò qualche minuto e nel momento in cui voi iniziate i vostri lavori, ti chiedo scusa e chiedo scusa a tutti per questo, ma poi sarò immediatamente di ritorno quando finisce la conferenza. Grazie veramente a tutti e diamo inizio materialmente. Certo, sì. Grazie Presidente Bisca, grazie Gianfranco. Io credo che le nostre istituzioni e la politica vivano anche di relazioni tra le persone, di relazioni umane. Non si potrebbe costruire nulla se ci si fermasse alle etichette e alle diciture formali. Quindi per noi è anche un momento importante in presenza. Spiace che non tutti hanno potuto essere qui in presenza, ma il fatto di ritrovarci qui è sicuramente una cosa importante, e il fatto di trovarci in un posto bello ha anche la sua importanza. Qualcuno ha scritto: la bellezza salverà il mondo, no? E qui di bellezza ce n'è tanta. Io ho letto, se non sbaglio, che questa è... Presidente Ciambetti, se vuoi facciamo qua la sede. Noi siamo disponibili a vederci sempre qua. Assolutamente curiosi di conoscerlo. Anche Venezia può dire la sua, potrebbe essere una conferenza itinerante, potrebbe essere un'idea questa. Certo che per chi ci ascolta da fuori dall'Italia, è quello che noi offriamo è che dobbiamo decidere se lavorare a Palazzo Reale di Palermo, a Venezia o a Firenze. Credo che sia un bel vanto che abbiamo tutti noi. Per la nostra dimensione italiana possiamo spaziare, ma anche nella dimensione europea sicuramente... insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Dicevo, qualcuno ha scritto: la bellezza salverà il mondo, e qui ce n'è tanta. E prima di fare il mio intervento introduttivo, di entrare un po' con i piedi nel piatto, insomma di entrare, ma l'ha già fatto anche Roberto Ciambetti nella tematica della nostra giornata, io però sottolineo il passaggio del Presidente Micichè sull'importanza dei consigli regionali e delle assemblee legislative regionali, perché il nostro non è un ruolo di sindacato rispetto alle giunte regionali o ai parlamenti o ai governi. Il nostro è la rivendicazione di un ruolo che ci viene dal fatto che noi siamo eletti. Noi siamo gli organismi eletti dai cittadini, ai quali le istituzioni, il sistema delle regole, la Costituzione dà il ruolo dell'indirizzo e del controllo. E quindi questo, secondo me, è sicuramente da ricordare in un momento in cui a volte, non sempre nella politica, nelle istituzioni, è il confronto e il dibattito parlamentare quello che poi precede le scelte. Presidente, ti riceviamo volentieri poi al tuo ritorno. Io vorrei dire due parole introduttive che vogliono ricordare che questo gruppo di lavoro è nato nel 2019 e ha lavorato nella sua prima parte sulla raccolta di buone prassi attuate dalle regioni che hanno aderito alla CAR, a questo gruppo di lavoro, rispetto ai fattori che determinano le disuguaglianze. Abbiamo prodotto un dossier che trovate in cartelletta, ma che abbiamo già distribuito a tutte le 73 regioni che compongono la conferenza dei consigli regionali europei,
e la maggior parte delle buone pratiche che abbiamo raccolte si riferisce a un fattore di disuguaglianza particolare, che è quello delle patologie trascurate, che è uno dei fattori che più creano disuguaglianza nella cura della salute delle persone. Ma abbiamo rilevato anche altri fattori importanti di disuguaglianza su cui lavorare e su cui abbiamo raccolto alcune buone prassi dalle regioni europee rispetto ad altri fattori, il fattore età. Essere più o meno giovani determina risposte nei servizi sociosanitari diverse. Ci sono fattori che attengono al luogo di vita. Tutti sappiamo bene che le risposte che i sistemi sanitari danno sono molto diverse a seconda del fatto che si viva in una città, in un ambiente rurale, in campagna, o che si viva in montagna, quindi un altro fattore su cui lavorare. E poi ci sono risposte effetti sulla nostra salute diversi anche a seconda del livello culturale, perché riguardo gli stili di vita, riguardo la capacità di curarsi, fa molta differenza, l'abbiamo visto un po' con tutti coloro che hanno partecipato, anche con le relazioni, gli approfondimenti scientifici che abbiamo avuto, che il livello culturale determina forti disuguaglianze nella salute delle persone. Ci sono disuguaglianze anche che attengono al genere. Tutti parlano, tutti ormai hanno reso noto che esiste una medicina di genere. Curare un uomo e curare una donna non è la stessa cosa, in particolare per precise patologie. E poi ci sono delle disuguaglianze che dipendono anche un po' dalla situazione socio-economica dei paesi di provenienza. Noi abbiamo parlato a lungo nel precedente gruppo di lavoro di come l'accesso alle cure di chi è ospite in un paese perché è immigrato siano spesso condizioni penalizzanti per queste persone. E nel 2021 il nostro lavoro quindi prosegue, e questo è un primo passo, introducendo considerazioni che riguardano la pandemia, che riguardano il Covid, rispetto agli impatti che ha avuto sui sistemi sociosanitari e, ahimè, rispetto alle nuove disuguaglianze che questa condizione sta creando nelle nostre regioni e nei nostri paesi. E poi ho intenzione, insieme a voi, di proseguire con questa modalità di lavoro, per cui chiederemo poi a seguire, dopo questo nostro incontro, alle varie regioni europee che vorranno partecipare, di suggerirci esperienze, buone pratiche che sono state messe in atto in risposta all'emergenza del Covid e anche in risposta a alcune disuguaglianze nuove che si stanno creando. Ne sentiremo parlare poi dai nostri relatori. Ne cito una, la disuguaglianza anche rispetto all'accesso al vaccino, che riguarda i nostri paesi, le nostre regioni, e riguarda in generale anche in maniera importante il mondo. E a partire dagli spunti che ci ha fornito lo stesso Presidente Sassoli, in coerenza con quanto è l'orientamento adottato dal nostro Comitato Permanente della CAR, vi invito proprio a segnalare quelle esperienze che voi stessi state maturando con quell'approccio che ci piace, quello che si dice bottom up, dal basso all'alto, per cui possiamo portare poi ai governi la nostra esperienza, le nostre proposte. Come rappresentanti eletti dai cittadini, come dicevo prima, dobbiamo condividere questa responsabilità del governo e le sfide nuove che ci vengono dal tempo. E Sassoli ci ha dato un messaggio incoraggiante, mi pare. L'Unione Europea, tra i suoi obiettivi, ormai identificato in maniera chiara, cosa che non era così prima della pandemia, l'obiettivo di una politica comune europea della salute. La pandemia ci insegna che è necessario un approccio comune per il governo di problemi complessi, e noi come CAR, e questo ce l'ha detto e ce l'ha ricordato il Presidente Matos, vogliamo dare il nostro contributo anche in questa maniera coordinata tra di noi, perché l'unione fa la forza, dice un proverbio italiano, non so se è così anche in altre regioni d'Europa. Richiamo solo qualche punto, qualche obiettivo, qualche tema chiave che il nostro lavoro di quest'anno vorrebbe toccare, in sintonia con le parole di Sassoli e di Matos. Il sostegno al rafforzamento dei sistemi sanitari regionali, che giustamente ha detto Ciambetti, sono stati determinanti nell'affrontare la pandemia. Il sostegno alla formazione del personale. Tutti sappiamo che affrontare il virus è stato in grandissima parte un'attività nuova, anche per tutto il mondo della scienza e del personale dentro i nostri ospedali, dentro le nostre strutture sanitarie. Rafforzare il tema della prevenzione, il tema della qualità della cura, il tema in generale del benessere sociale, e supportare una strategia comune europea, in particolare rispetto al piano vaccinale. Questi sono alcuni punti che metto sul tavolo, di cui parleremo in questa giornata. Soprattutto credo che dobbiamo cogliere la sfida che Sassoli ci diceva di sviluppare modelli di collaborazione tra di noi,
collaborazione in senso orizzontale, in senso verticale, anche con il coinvolgimento dei cittadini. Noi abbiamo recentemente fatto un'esperienza interessante del Consiglio regionale della Lombardia, abbiamo fatto una giornata intera di ascolto delle associazioni dei pazienti. Sono sempre di più, sono sempre più numerose, sono sempre più partecipate. In un sistema di qualità si direbbe che bisogna valutare l'output, ciò che i sistemi producono. Ecco, i cittadini, i pazienti, sono sicuramente più adatti a valutare l'output dei nostri sistemi e dei nostri servizi sociosanitari. Credo che questa, per noi, parlo in particolare della Lombardia, è l'inizio anche di una volontà di avere un rapporto costante con le associazioni dei pazienti. Siamo anche nel frangente Lombardia di una nuova riforma sanitaria, quindi questo aspetto che lo stesso Sassoli sottolineava lo vogliamo tenere in debita considerazione. Ancora due parole per dare una traccia sui lavori della nostra mattinata. Abbiamo detto la strada per una politica europea della salute ormai è tracciata e passa anche attraverso il rafforzamento di quello che in Europa è chiamato il pilastro sociale europeo, già noto, già di cui si parla da tempo, che però si deve rafforzare anche nel senso di creare una unione della salute. E qui cito la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha detto che non possiamo aspettare la fine della pandemia per riparare i danni della pandemia e pensare al futuro. Porremo le basi per una Unione Europea della Salute in cui i 27 paesi possano lavorare insieme per individuare le minacce in anticipo e prepararsi per una risposta collettiva. Insomma, noi dobbiamo apprendere qualcosa e cambiare i nostri comportamenti e anche a livello di Commissione e di Unione Europea agire di conseguenza. I principi di questo pilastro sociale europeo ci portano verso un'Europa sociale più forte ancora di quanto non sia questa, che punti sull'equità, sulla inclusività e sull'aumento delle opportunità per tutti i cittadini europei. E questo sicuramente come cadre per noi è una traccia di lavoro anche per il nostro gruppo di lavoro. Sapete che i principi di questo pilastro sociale sono quello da una parte dell'assistenza sanitaria, perché ciascuno possa avere il diritto ad accedere tempestivamente in maniera efficace alle terapie, e poi l'altro pilastro è quello dell'accesso per tutti ai servizi essenziali anche a livello sociale, a livello di beni comuni. E quindi bene la recente entrata in vigore del certificato digitale, il cosiddetto Green Pass, che è attivo in 21 paesi ad oggi, quindi non ancora in tutti i paesi. C'è un dibattito proprio rispetto all'equità che questo certificato consente o non consente. C'è un rischio dovuto al fatto che il divario vaccinale di cui parlavo prima è concreto e quindi non tutti possono accedere a questo Green Pass, e quindi chi ha il Green Pass può fare delle cose, chi non ha il Green Pass non può farla. Cioè, da riflettere anche qui su come proseguire in questa pratica. L'attuazione di questa politica chiede quindi che non vengano discriminati coloro che hanno meno possibilità di accedere al vaccino o anche meno possibilità dal punto di vista tecnologico, culturale, perché oggi le tecnologie e questi aggeggi sono fondamentali, ma non tutti hanno la stessa capacità, parlo degli smartphone e di tutto ciò che è l'informatica, di utilizzarli, soprattutto per le fasce di età più avanzate. Quindi i vantaggi che questo Green Pass possono dare certamente non devono, d'altra parte, tradursi in un fattore di disuguaglianza. Il nostro gruppo vuole occuparsi proprio dei fattori di disuguaglianza. Non vogliamo che il Green Pass possa anche trasformarsi in un fattore di questo tipo. Ancora due parole riguardo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a livello europeo ha proprio parlato di una vita sana nel suo rapporto sullo stato dell'equità in salute del 2021. E poi sentiremo le parole del professor Goldblatt, che qui rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E credo che su questo vada cercata anche l'appoggio dell'opinione pubblica per una coesione sociale che è un fattore fondamentale per lo sviluppo. Ultimissimo riferimento, l'ha già fatto Roberto Ciambetti, siamo qui come organismo europeo, rispetto alla conferenza sul futuro dell'Europa, che vuole proprio coinvolgere i cittadini sulle direttrici che l'Europa deve prendere nel prossimo futuro per rafforzarsi. Io credo che la CAR bene ha fatto recentemente a lavorare insieme al COR, il Comitato delle Regioni, qui entro in un aspetto più tecnico. E credo che per quello che dicevamo prima del rapporto tra i consigli regionali, le assemblee regionali e i governi regionali, un rapporto tra la CALRE, che rappresenta le assemblee legislative, e il COR, che rappresenta gli esecutivi, sia fondamentale. Qui guardo ancora una volta Roberto Ciambetti, quindi dobbiamo lavorare
di più di quanto è stato fatto in passato insieme, perché come CAR e come COR possiamo portare il nostro contributo alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Insomma, il futuro dell'Europa passa, lo dico con modestia per carità, però dai temi che stiamo toccando questa mattina, della salute, dell'ascolto, del coinvolgimento delle regioni, delle popolazioni, delle assemblee legislative, tutto ciò per destinare al meglio le risorse anche ingenti che ci arrivano dal Recovery Plan e per migliorare per i nostri cittadini le risposte in generale in termini di salute e di vicinanza che dalle nostre istituzioni vengono ai problemi quotidiani che noi vogliamo vengano risolti col concorso di tutti e anche con il nostro. Per cui grazie ancora di essere qua, partiamo con le relazioni e buon lavoro a tutti. La prima relazione è riservata al professor Peter Goldblatt, che è senior advisor UCL dell'Istituto di Equità della Salute della University College of London, componente dello European Scientific Advisor Group on Health Equity dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Spero di aver fatto un'introduzione che dà conto di tutti i titoli e delle competenze che il professor Goldblatt adesso porterà nel suo intervento. Buongiorno professore, a lei la parola, collegato da Londra, grazie. Good morning, I'm going to talk to you today about a analysis done at the World Health Organization European Office in Venice, looking at health inequities and the effect of COVID-19. If we look at this first slide, we can see that the impact of COVID on socioeconomic impact occurs in several wages. In several waves. First of all, in terms of immediate job loss and the containment measures, that's followed by a second wave later on with increased poverty and increased family stress. And then that leads to a third wave, which is the long-term illnesses and increases in avoidable hospitalizations that follow. So we've developed a model for the three mechanisms which follow from the pandemic. The first mechanism is shown in green on the left, the second mechanism is shown in red on the right, and the third mechanism is the circles in blue at the bottom. I will describe them. So the first mechanism is how the effects of the pandemic itself lead to unequal social impacts. So there are the effects of COVID and its inequities. The adverse incomes of contracting COVID may have short and long-term socioeconomic impacts for individuals and their families. Not all individuals will receive appropriate health treatments and interventions, particularly those who are too poor to pay for those interventions. And thirdly, it will reduce their earning capacity and mobility, particularly if they have the longer form of COVID, leading to a downward spiral in their health. But also the pandemic can have non-COVID effects, increasing stress, fear, and anxiety because of the pandemic. It can interrupt health services because of the focus on treating COVID patients only, and this may lead to an increase in unmet health needs and a deterioration in the health status of individuals and groups. And here we summarize some of the impact of living with a long-term illness on families and the communities. Poverty, social exclusion, financial insecurity, and loss of caregiving and social support. The second mechanism, which was
the one on the right-hand side of the diagram is how it has unequal the containment measures have unequal socioeconomic impacts. And these are as follows. First of all, the containment measures and the way they're managed result in socioeconomic inequities. Employment and work opportunities without being funded by the state to be off work, and a rise in criminal exploitation which accompanies any crisis. These affect all of the health determinants and may affect the risks that those health determinants, such as poverty, play. But also, there are the non-COVID health effects. The containment measures include physical distancing, staying inside, being locked away, and these may affect physical, mental, and emotional health by reducing the amount of exercise people take, discouraging patients from visiting healthcare facilities, creating social isolation, creating mental health issues, particularly in young people, and social emotional development of children because they're not at school, they're not meeting with their peers, and they're failing to develop socially, but also educationally. And isolation from the workplace can reduce social interactions and create feelings of stress. And finally, the third one is the cyclical impact of those first two. So what we see is they're not felt equally, and many will have socioeconomic impacts. These impacts will affect health determinants and the risk of contracting COVID. And socially disadvantaged may develop multiple morbidity, serious health conditions such as heart disease and diabetes at a younger age compared with the most advantaged. And the groups most at risk, who particularly fear out-of-pocket payments for healthcare or are socially excluded, include Roma, homeless people, people with disabilities, people in care homes, the elderly, socially isolated, and migrants and undocumented workers. And we see from this diagram in the year before COVID of the distribution of people who were either at poverty or of social exclusion across the European Union. And the figure shows it by age. And we can see that the risk of poverty and social exclusion are not equally distributed either across countries within the EU or by age. So if we look at the top of the diagram, we see that in many of the countries with the largest number of people at risk of poverty or exclusion, a very high proportion are over the age of 65. In other countries, particularly those with lower levels of poverty and social exclusion, it's often children under 18 years of age who are at most at risk. So the situation will vary by country and by the age groups within that country. And we need to be aware of that in our policies. So we can, of course, mitigate these negative impacts by strengthening preparedness, by introducing containment measures that are accompanied by proportionate universal interventions, whereby essential health goods and services are resourced and delivered at a scale and intensity that is proportional to the degree of need of individuals, so that we're putting more resources into those who are most vulnerable, and that we maintain equitable and sustainable access to quality health services. And this fits with the WHO mandate of universal health care. So we need universal health care that is also delivered in a proportionate way
to meet the needs of those who are most vulnerable. There are several pathways to this vulnerability, as we've seen in the earlier slides, from contracting COVID, from the most serious health impacts that follow after COVID, and the health effects of containment measures. And we can look at that using the UN response pillars. So there are, we've looked at four of those response pillars: health first, protecting health services, protecting people through social protection, the economic response of governments and regions and cities to protect jobs and enterprises, and lastly, maintaining social cohesion and community resilience. And the slide gives examples of each of these on the most vulnerable, such as for health first, reduced informal care support. For protecting people, it's the loss of income and poverty. Economic response is the loss of employment, and social cohesion, it's the possibility of social isolation from containment measures. But as the slide illustrates, there are many examples under these pillars. And against those then unwanted scenarios, we then do an analysis of the areas of impact of COVID and the containment measures. We look at the mechanisms which are causing that, and that leads us to the policy response, the types of action, and the at national, subnational levels, either regional or local levels. And that then leads us to the appropriate responses in each of the UN response pillars. And in order to monitor that, we then suggest a number of indicators for each of the UN response pillars that link to some of the unwanted scenarios. And for each of those indicators, we've identified where the information exists within international databases. Most of them are Eurostat indicators in the EU, but there are also some that will be available from national statistics offices. And if we then want to take those national indicators and use them at a national or local level, there's a process that we need to go through. And we undertook this process in the city region of Greater Manchester. And what we did was to take those WHO indicators and also look at what was available nationally and locally in the region. And we then consulted with local experts and analysts, and that led us to remove some of the indicators that were inappropriate to the area or were duplicated, and gave us a short list of indicators to prioritize. We then went through a prioritization process with those experts, with policy experts and data analysts, and that gave us a prioritized list of indicators on which we consulted. That consultation led to a few more additional indicators, and that gave us a list of indicators to monitor that the area was building back fairer and ensuring that preparedness was in place. Much of the information I've described in this talk can be found in the report, and I give the link at the bottom of the slide. Thank you very much for your attention.
Grazie professore, grazie anche per aver voluto accompagnare le sue parole anche con queste slide che ci rimangono e ci consentono di tornare anche sul suo intervento e di poterlo anche condividere con coloro che oggi non hanno potuto essere qui presenti con noi. So che lei ci ha anticipato che seguirà anche i prossimi interventi, quindi la ringraziamo anche per questa sua disponibilità, in questo senso di unione tra di noi, di unione tra la scienza e le istituzioni che travalica i confini nazionali, e quindi in questo asse che oggi abbiamo anche stabilito tra Londra e Palermo. Ci fa piacere anche che lei possa rimanere con noi adesso per i prossimi interventi. E per il prossimo intervento chiamo a intervenire questa volta dalla città di Palermo il professor Maringhini, Alberto Maringhini, direttore dell'unità operativa di medicina prima dell'ARNAS Civico Palermo. Ci porterà un suo contributo originale che già ci ha anticipato il presidente Micicchè, che se ho ben capito, ma adesso lo scopriremo, ha a che fare anche con, diciamo, i fattori ambientali, forse degli stili di vita in generale, che possono portare a esiti diversi in termini di salute, e voglio sperare anche dandoci indicazioni su come stare meglio, non soltanto rispetto al fatto che si stia peggio in un contesto dell'altro, ma che ci dia magari qualche anche spunto per capire come si può stare meglio al di là delle cure mediche vere e proprie. Sono un professore d'estate, prendendo posizione, il microfono va, grazie, a lei la parola, la ringrazio. Grazie signor moderatore, grazie alle autorità e al presidente Micicchè che mi hanno invitato in questo contesto così prestigioso. In realtà devo ringraziare il presidente Micicchè non soltanto per avermi invitato a parlare in questo contesto, ma anche per avermi stimolato e incoraggiato un paio di anni fa, quando gli portai questi articoli che io avevo già da tanti anni a casa. E lui mi ha incoraggiato, entusiasta dell'argomento, a tradurli, cosa che ho fatto in questi ultimi due anni assieme alla professoressa Lorenza Ventimiglia, che è una professoressa di inglese che mi ha aiutato in questa traduzione di questi testi in inglese dell'Ottocento. E allora prendo spunto da quanto ha già riferito il nostro moderatore riguardo alle malattie. Le malattie a noi studenti in medicina ci vengono descritte come dei quadri standard, con dei sintomi, con dei segni, con delle alterazioni obiettive, con dei quadri radiologici di laboratorio, come se fossero delle realtà statiche. Ma in realtà le malattie non sono così. Soltanto per comodità didattica vengono descritte, studiate come dei quadri statici. Le malattie cambiano. Le malattie cambiano da malato a malato, da maschio a femmina, come giustamente è stato fatto osservare, dall'anziano al bambino, dal ricco al povero, ma le malattie cambiano anche in base a dove si vive, se si vive al nord o se si vive al mezzogiorno del mondo. Ed è proprio da questo spunto che inizio il mio racconto, che parte dal 1895. Nel 1895 un gruppo di aristocratici e di imprenditori siciliani si riunisce e forma un'associazione che si denomina Associazione Bel Bene Economico. Sottinteso era il bene economico della Sicilia e non quello loro privato. E questo è importante perché già indica che siamo in un periodo diverso della storia. E invitano il comitato editoriale dell'Lancet, che è una prestigiosa rivista inglese di medicina nota in tutto il mondo, è fondata ai primi dell'Ottocento. Qui vedete la prima pagina del primo articolo che Lancet dedicherà alla Sicilia come Health Resort. Sono sei articoli molto lunghi e molto dettagliati, in cui il Lancet risponde alla richiesta della Associazione per il Bene Economico, che vuole in qualche modo avere un patentino di idoneità per la Sicilia a rappresentare un luogo di salute per l'Europa della fine dell'Ottocento. In verità, qui abbiamo
i componenti dell'associazione, il conte di Mazzarino era il presidente, ma di fatto è Ignazio Florio l'uomo forte dell'associazione. È Florio che direttamente o tramite le banche a cui collegate inviterà il comitato editoriale dell'Lancet a trascorrere le settimane in Sicilia di studio, ma anche immagino di svago. E naturalmente quando lo special commissioner dell'Lancet arriva in Sicilia dovrà naturalmente fare i conti con quelli che sono gli scienziati, medici, biologi, botanici, meteorologi, che in qualche modo dovranno collaborare nella stesura di questi articoli. E Vincenzo Cervello, che è qua rappresentato, illustre farmacologo e professore di medicina dell'Università di Palermo, esperto di tubercolosi, è primario di medicina dell'ospedale civico e quindi mio illustre predecessore, che fa gli onori di casa e coordina il comitato scientifico che collaborerà con lo special commissioner dell'Lancet. Però la Sicilia come meta per pazienti deboli di polmoni non è che fosse una scoperta della fine dell'Ottocento, e quindi mi giunge in qualche modo l'opportunità per presentare la famiglia dello zar Nicola I, che si trasferisce a Palermo nell'inverno del 1845 perché la moglie Alexandra era affetta da tubercolosi e il medico curante della famiglia suggerisce di passare l'inverno a Palermo perché è noto che il clima mite può aiutare chi soffre di tisi. Qua abbiamo lo zar, qua abbiamo la signora e qua abbiamo la villa che li ospitò, che era una villa butera all'Olivuzza. Questo è l'ingresso della villa. Ma la zarina si innamorò della villa Quattro Pizzi di Ignazio Florio e lo zar si vede costretto a convincere in qualche modo l'architetto Giacheri a dargli progetti esecutivi e ne costruì una identica in un'isoletta sulla Moscova, giusto in periferia di Mosca, che purtroppo venne distrutta con la rivoluzione bolscevica. Ma tornando un po' alla tubercolosi, vediamo la premessa, e questi sono dati presi da una tabella degli articoli dell'Lancet. Se guardate un poco quelle che sono le incidenze per mille, vedete che nel nord Europa e anche nel nord d'Italia l'incidenza di mortalità oscilla da 3 a 4 per mille, a fronte di una incidenza a Catania dell'1,4 e a Palermo del 2,5-2,6%. Quindi dei dati che alla fine dell'Ottocento segnalano che di tubercolosi si muore più o meno la metà o poco meno in Sicilia rispetto all'Europa continentale. Quanto era grave il problema della tubercolosi è maggiormente visibile in questa tabella, che dimostra a che età si moriva di tubercolosi. Nel Novecento, 26 anni, mentre in tempi molto più recenti, ai giorni nostri, l'età media è tra i 65 e i 70 anni. Per cui una malattia, la tubercolosi, che direttamente o indirettamente motivava la morte di circa il 25% della popolazione, e morivano i giovani. Guardate questa cartina. È una cartina che indica l'incidenza della tubercolosi, della morte per tubercolosi in Italia nel 1930. E vedete che più scuro è il grigio, maggiore è l'incidenza della mortalità. E anche se la fotografia non rende giustizia alla cartina, vi assicuro che il nord e il centro e il nord della Puglia risultano avere una mortalità decisamente maggiore rispetto a quella della Sicilia e di alcune altre regioni del sud. Fare capire perché una differenza geografica potrebbe in qualche modo modificare la mortalità di una malattia può essere reso più chiaro da questo grafico. Questo grafico mostra come è andata la mortalità per tubercolosi dall'inizio dell'Ottocento fino al 1970 in Inghilterra e nel Galles. Se vedete, la curva scende lentamente ma inesorabilmente nel corso di 130 anni, e dove arriva la streptomicina, che è quella freccetta che c'è in basso a destra,
nel primo dopoguerra ed è il primo antibiotico che sicuramente è efficace per la tubercolosi, bene, la streptomicina è responsabile di un modestissimo aumento della pendenza di una malattia che andava spegnendosi non per le medicine, ma si spegneva per le condizioni igienico-nutritive della popolazione inglese e del Galles nel corso di questo lunghissimo periodo. Quindi le malattie che si esauriscono non per le medicine, ma per come i malati vivono e si nutrono. Questa è una veduta di Palermo tratta dagli articoli dell'Lancet. Ma vediamo che cosa succede per la tubercolosi ai giorni nostri. Qua abbiamo i dati di incidenza della mortalità a metà degli anni 60. E vedete che in Nord Italia la mortalità è circa del 15%, in Sicilia la mortalità è circa del 6%. Per cui non è soltanto un fenomeno legato a un momento storico in cui i dati potevano essere anche criticati perché presi in maniera più approssimativa. In Sicilia si muore meno di tubercolosi anche oggi. E anzi, possiamo dire che negli anni 60 si moriva per un terzo rispetto al nord d'Italia, ma se andiamo negli anni 90, vedete che la mortalità per 100.000, non per 1.000 come nella fine, come all'inizio del Novecento, scende allo 0,90%, quasi l'1 per 100.000 nel nord d'Italia, ma in Sicilia siamo allo 0,40, quindi siamo sempre meno della metà. Brevemente quello che, di cui si parla negli articoli del Lancet. Si comincia con un'introduzione storica che io vi renderò estremamente sintetica. La Sicilia è una delle isole del Mediterraneo, ma è l'unica isola che è stata oggetto del desiderio politico, sia per colonizzarla, sia per conquistarla, sia per depredarla, di tutte le dominazioni che si sono succedute negli ultimi 2200-2300 anni. Per cui dalla Grecia, che la colonizzò prevalentemente nella parte orientale, ai Fenici e poi ai Cartaginesi, che preferirono o si adattarono con la parte nord-occidentale, e poi i Romani, che lo fecero diventare il granaio, e questo vi indica quanto fertile fosse la terra siciliana rispetto al resto dell'Italia. E poi gli Arabi, e poi Normanni, Svevi e via dicendo, è inutile qua che vi do il tormento perché è storia che sapete tutti. Per quale motivo tutti volevano la Sicilia, considerato che la Sardegna è conosciuta semplicemente perché ha dato il nome all'impero, al regno piemontese? La Corsica la ricordiamo soltanto perché ha dato i natali a Napoleone. Gibilmanna perché è un avamposto militare e commerciale inglese. Creta è nota soltanto per la mitologia, di fatto. La Sicilia invece è sempre al centro. Tutti la vogliono, tutti la desiderano. Politicamente è in una posizione strategica. Si trova unita all'Italia e i monti della parte settentrionale, che sono Peloritani, Nebrodi e Madonie, geologicamente sono identici all'Appennino, per cui la Sicilia fa parte dell'Italia geologicamente. Ma un costone unisce la Tunisia alla Sicilia, dove il mare è profondo solo 200 metri ed è poco più di 100 chilometri la distanza che c'è tra la costa siciliana meridionale e quella tunisina. Quindi la Sicilia è sì italiana, ma è anche africana, e quindi di fatto è una unione tra due continenti, ma la Sicilia è anche a metà tra l'Asia Minore e l'estremo occidentale del Mediterraneo, la Spagna, il Portogallo, Gibilterra. Quindi politicamente una posizione assolutamente strategica. Ma non è soltanto nel mezzo geograficamente e geologicamente. La Sicilia si trova climaticamente in una posizione particolare. Gli articoli del Lancet la paragonano a chi poteva fare concorrenza per essere una residenza invernale per tubercolotici o malati deboli di polmoni, e quindi la Costa Azzurra, quindi il Cairo, quindi Tenerife e le Canarie. Bene,
La temperatura della Sicilia ha una peculiarità, la differenza che c'è tra giorno e notte è di pochissimi gradi. La differenza delle stagioni e le temperature tra l'inverno e l'estate non è così elevata. Mancano gli estremi, è sempre nel mezzo la Sicilia. Manca il gelo, mancano le temperature del freezing in qualche modo. La neve si vede soltanto occasionalmente ed è una gioia dei bambini, se escludiamo l'Etna ed escludiamo le montagne oltre i 2000 metri. Tutte queste caratteristiche con una umidità che non è troppo bassa come al Cairo, non è troppo alta, non è troppo alta come nella Costa Azzurra. L'unica neo è il vento di Scirocco che in 4-5 giorni all'anno raggiunge temperature che sono oltre 37-38 gradi. Ma guarda caso, i tisici riescono a tollerare molto bene lo Scirocco, anzi sembrerebbe che col vento di Scirocco i tisici respirano meglio e ne hanno un sollievo nel respiro, per cui paradossalmente l'unico difetto che c'era nel nostro clima alla fine finiva per essere vantaggioso per i malati di tubercolosi. Naturalmente tutte queste condizioni climatiche possono rappresentare ovviamente un motivo per cui tutti vogliono venire a vivere in Sicilia, parliamo di 2000 anni fa, non dei giorni nostri evidentemente. Ma anche le piante si acclimatano in maniera fantastica in Sicilia. È un lungo articolo tutto sull'Orto Botanico di Palermo, che voi sapete è uno dei più prestigiosi d'Europa. E il Borzì, che era il direttore dell'Orto Botanico, elenca anche in maniera un po' eccessiva un numero infinito di piante che vengono dalle zone tropicali, subtropicali, dal Sud America, dall'Australia, e tutte riescono ad acclimatizzarsi rapidamente e riescono a fiorire anche in mesi che sono febbraio, marzo, aprile, quando non c'è poi tutto questo gran caldo, per dire la verità. Poi esaminano le acque delle sorgenti e degli acquedotti siciliani e gli esami vengono fatti a Londra, nei laboratori del Lancet, perché se gli inglesi devono venire a soggiornare in Sicilia devono soggiornare in sicurezza. Poi esaminano le stazioni termali siciliane, gli alberghi, l'accomodazione, vedono dove i sanatori che cominciavano a essere fatti nel mondo per la riabilitazione dei tubercolotici potessero sorgere. Gibilman era uno dei posti preferiti dagli inglesi per creare un sanatorio di passaggio per i malati che venivano dall'Africa. E gli ospedali. Gli ospedali vengono definiti degli ottimi ospedali e alcune sale operatorie, sostiene lo Special Commissioner, non ha niente a che invidiare alle migliori sale operatorie di Londra. Le conclusioni degli articoli dell'Lancet sono che se dobbiamo paragonare la Sicilia alle altre stazioni termali o health resort che abbiamo prima elencato, la Sicilia la fa da padrona di fatto. A questo punto è intervenuto il Covid, per cui ho rallentato le mie traduzioni degli articoli dell'Lancet. Il Covid ci ha stravolto la vita. Però andando a esaminare i dati epidemiologici del Covid, tutti i dati che mostro sono facilmente accessibili su internet, sul sito dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma io comincio con questa cartina perché fa vedere a sinistra l'incidenza e a destra la mortalità per Covid e, ditemi la verità, non assomiglia molto alla cartina del 1930 della tubercolosi? Più la mortalità probabilmente, perché è nettamente maggiore tra Lombardia e Valpadana rispetto alla Sicilia e al Meridione, rispetto invece all'incidenza che poi, se andiamo a guardare i dati, vediamo che mentre era molto bassa nella prima ondata, abbiamo recuperato alla grande con la seconda e la terza ondata. Però questi dati sono ancora più facilmente evidenti in questa tabella. Allora, poter capire la mortalità per Covid è un processo epidemiologicamente difficile per vari motivi. Ne citerò solo alcuni. Uno è quello che dire che uno è morto di Covid, bisogna fare la diagnosi di Covid, ma molte persone sono morte a casa. Molti anziani sono morti negli ospizi o negli RSA senza riuscire a trovare posto negli ospedali, per cui questi di fatto non fanno parte della casistica di morti per Covid. E allora per evitare questo e quindi per poter essere più esaustivi, si sono fatti il paragone della mortalità generale, cioè per qualunque causa,
nelle varie regioni italiane rispetto alla mortalità nello stesso periodo nei 5 anni precedenti. E questa tabella mostra i morti in generale nelle varie regioni d'Italia dal maggio del 20 al maggio del 21, quindi sono dati fino a un mese fa, e vedete che la mortalità è aumentata del oltre il 36% in Lombardia, e la Sicilia, che è la terz'ultima, ha avuto un incremento di mortalità del 5%. Questo vi indica quanto è grande il problema di una mortalità diversa per Covid nelle diverse zone dell'Italia. In questa tabella, che è più dettagliata numericamente, si ribadisce quello che è stato già visto nella precedente riguardo alla mortalità generale per tutte le cause, ma anche esaminando la mortalità per malati di Covid, vediamo che mentre è 50 per 100.000 in Sicilia, è 150, oltre 150 nel nord Italia ed è oltre 100 per la media in tutta Italia. Quindi non sappiamo perché, ma si è morto meno tra i malati di Covid in Sicilia che nell'Alta Italia, in Valpadana e in Lombardia. Questa è un'altra delle foto panoramiche dell'Lancet di 130 anni fa. Ora sto concludendo. Questo è un articolo che è apparso sull'Lancet di 3 anni dopo. 3 anni dopo il Lancet ribadisce che la prospettiva economica e la vocazione di Palermo è la vocazione come health resort, quindi Palermo deve, se vuole svilupparsi, deve crescere essendo recettiva nei confronti dei pazienti fragili, specialmente nei mesi invernali. E questo probabilmente è successo in verità. E se andiamo elencando le conclusioni sono fondamentalmente queste, che in Sicilia alcune malattie, forse quelle respiratorie e probabilmente delle altre, si comportano in maniera meno aggressiva rispetto ad altre. Questo non significa che in Sicilia non si muore, in Sicilia si muore pure, voglio dire, e probabilmente per altre patologie può andare anche peggio rispetto all'Alta Italia. Ma sicuramente in Sicilia, come in altre regioni europee, alcune malattie sono meglio gestite, e il mezzogiorno d'Europa, come il mezzogiorno del mondo, che spesso si trova indietro economicamente, potrebbe offrire ai cittadini più fragili europei un modo per passare l'inverno in maggiore sicurezza. E l'Europa dovrebbe cercare in qualche modo di investire per poter tornare a quella che era l'indicazione del Lancet di 120 anni fa, e che purtroppo con la scomparsa dei Florio e con la Prima Guerra Mondiale in qualche modo è abortito, e la Sicilia è tornata nel Medioevo. Ma la Sicilia, nelle conclusioni nostre, è quello che continua a essere un'isola di salute. Grazie. Grazie. Devo dire che non ha deluso la nostra aspettativa di capire come in effetti questo territorio avrà importanza per le sue condizioni ambientali e climatiche determinanti sulla salute delle persone, su alcuni abbiamo visto. È interessante anche quel grafico che con incredibile parallelismo mostra come gli effetti sulla tubercolosi e sul Covid, insomma, siano da un punto di vista degli esiti simili. Questo è veramente interessante, e credo che ciascuno di noi prenderà maggiormente in considerazione l'idea di venire più spesso e stare più a lungo in Sicilia a questo punto, visto anche i grafici che lei ci ha mostrato. No, a parte le battute, grazie professore. A questo punto io passerei alla relazione successiva del professor Marco Terraneo, ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca, dove insegna Sociologia della Salute, e è anche docente a contratto di Salute e Sanità Pubblica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Poi, come per gli altri relatori, non mi dilungo nei titoli, l'abbiamo invitato proprio perché abbiamo visto un suo interessante studio proprio sui temi di cui stiamo parlando adesso, quindi cedo volentieri la parola. Grazie. Grazie, grazie. Allora, intanto grazie al Presidente Borghetti per avermi invitato, è un onore essere qui. Ringrazio Presidente Miciche, che sono in presente, e tutti i suoi collaboratori per la squisita ospitalità. Allora, di cosa vi parlo brevemente oggi? Infatti, come vedete dal titolo, una breve riflessione sul caso italiano a partire dalla pandemia per arrivare
alla sindemia. Questo è, parto da questo punto, cioè da questa rappresentazione che sembra molto complicata e che riprende in buona sostanza quello che già il professor Goldblatt ha mostrato molto bene nel suo intervento. Questo è l'esito di un mio lavoro, pubblicato ormai in maggio-giugno del 2020, in cui metto in relazione come la posizione socio-economica, quindi le risorse di cui dispongono sostanzialmente gli individui, sia fortemente associata a diseguali livelli di malattia e di mortalità per Covid. Ma su questo poi non mi dilungherò troppo, perché è diverso, l'abbiamo imparato in questi mesi, che la pandemia non è un virus democratico, il virus è un virus che colpisce in modo differenziato, quindi abbiamo ambiti di disparità legati al virus, quindi diverse esposizioni al virus, una diversa suscettibilità al virus, cioè chi si ammala, e un diverso trattamento rispetto a chi si è ammalato. Ma poi abbiamo un impatto che è un impatto più indiretto, che sono le conseguenze sociali e economiche della pandemia. Quindi, e questo è un fattore che sicuramente ha aiutato nell'incrementare le diseguaglianze e le iniquità di salute. In tutti questi fattori ci sono fattori di stratificazione, come citava bene il presidente Borghetti all'inizio, no? Ad esempio il genere, l'etnia, l'età, che hanno influenzato notevolmente, e richiamo brevemente il fatto che anche il sistema sanitario, la sanità pubblica, gioca un ruolo fondamentale. Allora, perché introdurre un nuovo concetto come quello di sindemia? Che cos'è la sindemia? Allora, diciamo che la sindemia nasce dall'idea, dall'osservare la differenza rispetto a quella che noi chiamiamo abitualmente pandemia, cioè l'esistenza di interazioni biologiche e sociali che rafforzano e aggravano, e si rafforzano e aggravano vicendevolmente, peggiorando in modo significativo la salute degli individui. Quindi un approccio sindemico è importante per la prognosi, il trattamento e per la stessa politica sanitaria. Attenzione, parlare di sindemia non significa parlare di comorbidità. Cioè, non è semplicemente che ci sono persone, lo vedremo, che hanno più patologie e sono più a rischio, ma mette bene in luce le origini sociali del virus. C'è tutto, come dire, un lessico della sindemia, e se noi guardiamo, come dire, a che cos'è la sindemia, prima citava il professore Lancet, che da dove riprendiamo poi, Lancet è rimasto ed è tuttora uno dei principali giornali di salute e sanità pubblica più citati al mondo, già nel 2017 veniva ripreso questo concetto della sindemia, che mostra come ci sia durante la sindemia ci sia una interazione, un raggruppamento di problemi sociali e di salute. Quindi i criteri per definire la sindemia sono che ci siano più di due o più malattie e di condizioni sociali che si riuniscono, si raggruppano in una specifica popolazione, che ci sono contesti, fattori contestuali e sociali, sul contesto tornerò tra poco, che creano un peggioramento delle condizioni di salute degli individui, e che questi raggruppamenti di malattia interagiscono tra loro, evidenziando quindi un peggioramento delle condizioni di salute. Quindi parlare di sindemia, ripeto, non è parlare di comorbidità, ma è parlare di un'interazione forte tra dimensione sociale e dimensione della salute. Ora non vi tedio con tutto, come dire, il lessico della sindemia, poi questi ovviamente sono aspetti che possiamo vedere più nel dettaglio, potete trovare benissimo anche voi. Quindi limitare i danni causati dal Covid-19 richiede o richiederà una maggiore attenzione a una serie di malattie che sono le malattie non trasmissibili, e alla diseguaglianza sociale di quanto fino ad ora siamo stati abbiamo pensato. Quindi riconoscere che la diseguaglianza socio-economica si associa, si aggrava nel momento in cui sono presenti malattie non trasmissibili, quindi guardare all'ipertensione, all'obesità, al diabete, alle malattie cardiovascolari. Quindi guardare la sindemia significa guardare a un approccio diverso
rispetto al trattamento del Covid. Guardare a come la medicina e la salute pubblica si integrano nel generare un peggioramento delle condizioni di vita delle persone. Ora, attenzione però, questo qui entra più nel lavoro che, cioè la vostra attenzione parte da qui. Chiamare però il Covid una sindromia globale può essere fuorviante. Può essere fuorviante perché quello che conta è il contesto, è stato richiamato da più parti, il contesto conta e fa la differenza. Non tutti i paesi possiamo parlare di sindemia. Ad esempio, ne possiamo parlare negli Stati Uniti, c'è stata, forse non c'è stata in Nuova Zelanda. Perché, per esempio, possiamo parlarne negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti condizioni sociali e ambientali preesistenti hanno favorito un peggioramento delle condizioni di salute e ovviamente un rischio di mortalità più alta per le persone. Quindi Mendeler, che è uno degli autori che abbiamo citato prima dell'articolo di Lancet sulla sindemia, dice sì, nel mio paese c'è stata in effetti una sindemia, perché c'è stata una sinergia che ha portato a un peggioramento delle condizioni di vita delle persone. Allora, se il contesto è importante, dobbiamo ragionare e questo poi anticipiamo, è quello che se nel nostro paese possiamo parlare di sindemia. Per fare questo ho preso qualche dato, ho dovuto fare delle scelte, ovviamente ci sono tantissime ormai dati e informazioni che riguardano il Covid e l'impatto del Covid. Ma qui ho proceduto in questo modo. Questa è molto rapidamente la differenza tra la presenza di patologie croniche prima del Covid, no? Quindi, come vedete, c'è una forte differenza. Ho preso un indicatore molto semplice, più utilizzato, più forte in assoluto, che è quello del titolo di studio. Ho preso due classi di età, quella dai 45 ai 64 anni, quella dei 65 anni più, e come vedete, se guardiamo a tutti, come dire, l'indicatore delle persone con almeno una malattia, con quelle con due e vari tipi di malattia, la differenza tra chi è più istruito e chi è meno istruito è estremamente evidente. Quindi le malattie, come dire, si distribuiscono uniformemente all'interno della popolazione. Cioè, questo è un punto di partenza che conosciamo e sappiamo. Possiamo guardare appunto la bronchite, ma possiamo guardare l'ipertensione. Ci sono differenze significative. Guardiamo adesso alle patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti da Covid-19, questi sono dati di fonte dell'Istituto Superiore della Sanità, io ho evidenziato solo l'ultima riga e è chiaro che chi ha più di tre patologie era più a rischio ed è purtroppo deceduto più frequentemente di chi aveva nessuna patologia o meno patologie. Questi sono, come vedete là, sono gli 7.200 casi da cui ha avuto l'Istituto Superiore di Sanità è riuscito a leggere le cartelle nazionali. Okay. Adesso arrivo anche all'aspetto poi più dettagliato. Quindi possiamo leggere nel dettaglio, ma è chiaro che chi è più sofferente, chi era più sofferente, purtroppo stiamo parlando, se guardiamo il totale, il rischio di mortalità era il 67% contro i morti, il 3% per chi aveva zero patologie. Quindi una concentrazione di malattie che sappiamo più concentrate. Quindi sul totale dei decessi. Sul totale dei decessi, esattamente. Quindi 7% aveva 3 o più. Sulle patologie, 2 patologie 18, 0 patologie 3. Chiaramente questo lo sappiamo, lo sapevamo. Ora, questo è un altro studio che ho scelto, ma ne avrei potuto prendere tanti altri, è la popolazione di pazienti ospedalizzati per Covid con o senza malattie cardiache concomitanti. Questo è in un ospedale di Brescia, l'articolo è stato pubblicato su questa rivista che si chiama European Heart Journal nel 20. Come vedete i risultati sono abbastanza chiari, le persone che hanno subito, come dire, un ricovero in terapia intensiva avevano tutte pregresse malattie cardiache e la differenza di mortalità
è evidente l'ultima riga tra chi aveva già pregresse malattie cardiache e chi invece non le aveva. Quindi quello che vogliamo dire sostanzialmente è che ci sono differenze chiare in termini di dove le malattie sono clusterizzate. E abbiamo differenze evidenti nelle conseguenze che poi queste malattie hanno prodotto in termini di mortalità sulla popolazione. Ora, qui entro, più che entrare nel dettaglio, voglio mettere in luce alcuni aspetti legati poi al sistema sanitario. La domanda, e quindi il mio lavoro era per non sovrapporsi a quello del professor Goldblatt, che ha fatto un'ottima istruzione sulle diseguaglianze di salute, ma quindi mi sono chiesto se il sistema sanitario è stato in grado di contrastare l'impatto della pandemia da Covid-19. E in Europa ci sono diversi sistemi sanitari, ci sono diversi indicatori con cui misurarli. Qui vengono elencati, diciamo così, i principali modelli, quelli che vengono ritirati i principali modelli, il modello irlandese, scandinavo, il modello centro-occidentale e l'area mediterranea. Io non avevo l'opportunità e l'occasione qui di presentare dati. Allora, quello che ho voluto fare è provare a vedere anche qui due indicatori che ho scelto. Ma questo è l'esito di uno studio che sarà pubblicato a brevissimo, mio e di due colleghe, una della Cattolica e una svedese, in cui mettiamo in relazione la percezione del rischio e la depressione in 6 paesi europei. Senza entrare nel dettaglio di tutti i grafici, quello che si vede è che più la percezione del rischio è alta, più cresce la depressione. Quindi i soggetti che valutavano e percepivano un rischio maggiore di contagio o di rischio di morire per sé o per le persone care avevano registrato livelli di depressione molto più alti. Quindi questo è un effetto. Ora, questo punto fa il paio con questo, anche queste sono le curve che non stiamo a... ve li sintetizzo. Il senso qual è? Il senso è che cosa succede a questa interazione nel momento che noi guardiamo alcuni indicatori del sistema sanitario? In particolare qui ce ne sono tre. C'è la spesa pubblica in sanità per quei 6 paesi, c'è quanti posti letto in terapia intensiva c'erano in quei paesi e quanti medici c'erano in quel paese. In sintesi, quello che possiamo dire è che più queste dimensioni sono favorevoli, quindi più posti letto, più medici, più spesa pubblica, più la percezione del rischio diminuisce e quindi diminuisce anche il rischio di depressione. Quindi il sistema sanitario può avere un ruolo e dovrebbe avere un ruolo nel contenimento di fattori che non sono solo legati alla mortalità immediata da Covid e gli interventi di cura, ma può essere organizzato in modo tale da favorire una maggiore, come dire, resilienza rispetto ad alcune condizioni di salute. Adesso vado a chiudere col sistema sanitario italiano. Qui non me ne vogliano Ciambetti e tutti gli altri, non sto dicendo in premessa che dobbiamo tornare a un sistema centralizzato di salute pubblica, ma credo vada riconosciuto che ci sono delle distorsioni nel nostro sistema sanitario italiano e che queste distorsioni devono in qualche modo essere, dovrebbero a nostro avviso essere affrontate, perché in questo modo avremo una capacità di risposta migliore. Allora, la faccio breve, vado proprio per titoli come vedete. Allora, le diseguaglianze sociali di salute. Ci sono profili di salute e che hanno differenze territoriali evidenti. Non tutti i sistemi riescono a garantire la piena copertura dei LEA. Adesso voi sapete meglio di me di cosa stiamo parlando, quindi vado molto rapidamente. Ci sono differenze, sempre di differenze sociali di salute, nell'accesso ai servizi sanitari. Abbiamo una quota sempre crescente di soggetti che rinunciano alle cure. Per alcune famiglie abbiamo spese catastrofiche. Quando intendiamo spese catastrofiche significa spese che incidono in modo assolutamente pesante sul budget familiare, significa rinunciare ad altri beni o indebitarsi per potersi pagare le cure. Abbiamo il tema della spesa out of pocket, in primo il ticket e la spesa che è necessaria per coprire parte delle cure. Quindi il secondo è una dimensione culturale. È una distorsione che rimane a una dimensione culturale.
quindi medicalizzazione, quindi la tendenza del nostro sistema a rendere tutto un po' più, come dire, medico. Abbiamo una pillola per ogni necessità, sto molto semplificando per non rubarvi tempo. Abbiamo una scarsa prevenzione, abbiamo un sistema che si basa per lo più su una medicina d'attesa invece che di una medicina di iniziativa. Cioè aspettiamo che la persona sia malata e poi tendiamo e proviamo a intervenire. Mentre avremmo bisogno di una medicina di iniziativa che sia promotrice attraverso la prevenzione innanzitutto per tentare di porre rimedio al, a situazioni che poi possono peggiorare e creare condizioni ben peggiori. Abbiamo una dimensione strutturale, qui parliamo di regionalismo differenziato. Noi sappiamo che nel nostro sistema sanitario, ormai parliamo di sistemi sanitari regionali, e ci sono sistemi sanitari regionali che hanno diversi livelli di performance. Qui io non entro nel merito delle ragioni, né voglio dare patentini di qualità, ma dobbiamo riconoscerlo. Abbiamo quindi anche per i LEA, come dicevamo prima, un universalismo che in realtà è un universalismo differenziato. E un indicatore evidente di questo è la mobilità sanitaria. Sappiamo quante persone dal sud si spostano per farsi curare, soprattutto negli ospedali del nord. E questo è un problema di, da vari punti di vista, ma anche un problema di drenaggio di risorse economiche che vanno verso il... Infine c'è la dimensione funzionale. Pensiamo a un sistema che è concentrato per lo più sull'ospedale, ancora come forma di intervento primario per le malattie. L'ospedalecentrismo, un nome bruttissimo per dire il ruolo centrale della, dell'ospedale. E in questo, questo sistema presenta diverse difficoltà, difficoltà legate al, a un sistema che non può essere sostenibile in questo modo quando abbiamo tassi di cronicità ormai così elevati, che quindi non possono essere presi in cura dall'ospedale. Abbiamo una serie di prestazioni improprie sempre più evidenti e abbiamo costi economici veramente rilevanti. Quindi queste distorsioni credo e debbano essere affrontate, e chi meglio di voi può tentare di in qualche modo metterci mano. Però la mia risposta è: la sindemia c'è stata in Italia rispetto a quel poco che abbiamo visto e rispetto al tema del sistema sanitario. La mia risposta è penso di sì. Che ci sono fattori politici e sociali che hanno guidato, perpetuato o peggiorato l'emergenza e il raggruppamento delle malattie, come parlavamo prima appunto di sindemia. Ecco la necessità, uno diceva le parole sono importanti, ecco le parole sono importanti se ci servono per guidare un po' la nostra riflessione. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è, visto che i contesti contano, se i contesti contano allora è necessario indagare empiricamente. Cioè l'indagine empirica oggi sul Covid e sul sistema sanitario europeo, nazionale, è solo all'inizio. Per rispondere in modo puntuale abbiamo bisogno di più dati e su questo potremmo aprire una vasta discussione, perché lo cito in chiusura come punto politico, ancora oggi non è possibile accedere ai dati dell'Istituto di Superiore di Sanità, nonostante si sia in trattamento e tutto, che dovrebbe, per chi fa ricerca, perché penso che i dati siano l'elemento essenziale, un elemento essenziale che ci permette di ragionare poi sui temi con una base empirica fondata e non per ipotesi. Bene, io chiudo qui, spero di essere stato nei tempi. Assolutamente, grazie. Grazie davvero, perché gli spunti sono tantissimi, alcuni che riprendono anche spunti già aggiunti nella mattinata, altri che sono nuovi e molto stimolanti, credo, per noi che apparteniamo ai consigli regionali, alle assemblee regionali, perché per il sistema che noi abbiamo sono competenti per l'organizzazione sanitaria del territorio, perché come sappiamo e come è stato ricordato, i livelli essenziali di assistenza sono definiti dallo Stato centrale, ma l'organizzazione sanitaria dipende dalle regioni. Ma io credo che, mi permetto alcune considerazioni, tra l'altro anticipandovi che adesso apriamo uno spazio di dibattito e di intervento per chi vuole intervenire in maniera molto libera. Io mi permetto di dire che forse è una discussione sterile quella di dire se serve più Stato centrale o più regioni nel servizio sanitario pubblico italiano,
a mio parere, ma questo è un parere del tutto mio, forse ci bisogna concentrarsi di più a che ciascun livello faccia meglio la propria parte. Cioè, io credo che anche durante la pandemia, nella sede della conferenza Stato-Regioni, quello che si è tentato di fare, secondo me, anche con un discreto risultato, nonostante magari poi qualche passaggio un po' polemico tra le regioni e lo Stato centrale, però quello che si è tentato di fare, anche con un discreto successo, è fare ciascuno la propria parte tra lo Stato e le regioni. Io, qua un dibattito, è un'opinione del tutto personale, non so se è questo il momento di tirare in ballo la revisione del titolo quinto, al di là di tutto il discorso generale sulle autonomie, ma per quanto riguarda la sanità, a me sembra che anche per oggettive disparità che ci sono all'interno del nostro sistema paese, in questo momento il dibattito non debba concentrarsi su quale autonomia e sul sistema sanitario dare in più o in meno alle regioni, ma forse come anche consentire alle regioni esercitare almeno l'autonomia di cui già sono dotate, il che vuol dire risorse, il che vuol dire possibilità di investimenti, il che vuol dire possibilità di programmare in maniera autonoma territorio per territorio queste risorse, che non vuol dire appunto rimettere in discussione quali sono le deleghe che noi diamo alle regioni o che teniamo allo Stato centrale. E tra l'altro mi sembra che alcune osservazioni siano davvero difficili da approfondire, perché se è vero, come ci è stato raccontato, che il numero di posti letto, di operatori sanitari, spesa sanitaria, laddove sono più alti, dovrebbero contrastare di più in generale le disuguaglianze di salute e anche contrastare di più il Covid, di fatto empiricamente così non è successo, perché la Lombardia, come abbiamo visto da tutti i grafici, come sappiamo, è stata una delle regioni più colpite in termini di mortalità dal Covid, eppure in termini di risorse è una regione che, seppur ambisce ad averne di più, non ha una sofferenza particolare in strutture, tant'è che vi dico un indicatore molto semplice: il numero di posti letti di terapia intensiva che si sono creati in aggiunta a quelli già standard in regione Lombardia è stato enorme. La regione Lombardia ha più che raddoppiato il numero di posti letti in terapia intensiva in poche settimane nel momento clou della pandemia, eppure ha avuto comunque in termini di mortalità degli esiti peggiori di altre regioni. Il Veneto, che ci sta qui a fianco, sta a fianco della Lombardia, a volte magari con identici parametri ha avuto un numero o incidenza di mortalità inferiore, quindi credo che ci sia ancora molto da lavorare per capire quali sono gli effetti. Sì, prego, prego. Certo, esatto, un conto sono le risorse e un conto sono i modelli organizzativi, e proprio lì volevo andare a parare quando dicevo che un'organizzazione più ospedalocentrica rispetto a un'organizzazione che valorizza la sanità sul territorio, a parità di risorse, di spesa e di possibilità, dà esiti molto diversi, quindi credo che ci sarà molto da lavorare. E quello che noi vediamo sul Covid, se ho ben capito, non voglio trarre anticipatamente conclusioni, però questo è interessante, i discorsi che possiamo fare sugli effetti del Covid li possiamo comunque al momento pare per analogia raffrontare con i discorsi che facciamo sulle altre patologie. E torniamo al tema della prevenzione, laddove, se ho ben capito, anche rispetto alla definizione di sindemia, abbiamo dei territori, abbiamo delle istituzioni che hanno puntato di più sulla prevenzione rispetto ad altri, anche rispetto al Covid abbiamo condizioni migliori, laddove anche le condizioni sociali, oltre a quelle culturali, ambientali, che ci ha ricordato il professor Marenghini, sono di un certo tipo, abbiamo esiti diversi. Altrimenti non si capirebbe perché gli Stati Uniti, che da un punto di vista della scienza sono forse tra coloro che sono più avanti nel mondo, hanno avuto però un'incidenza di mortalità così alta, perché ci sono altri fattori, oltre a quello medico, sanitario, scientifico, di contrasto al Covid, che hanno contribuito, che sono quelli appunto sociali, delle disuguaglianze socio-economiche che hanno influito, tanto che abbiamo imparato oggi un termine nuovo. Una cosa è parlare di pandemia, Presidente Michiché, un'altra cosa è parlare di sindemia, cioè pandemia, quindi malattia, Covid, associato però ai fattori sociali, uguale sindemia, diversi risultati. Tant'è che si citava Singapore, no? Qual era la citazione?
Stati Uniti rispetto a Nuova Zelanda. Nuova Zelanda certamente è un paese non arretrato da un punto di vista delle risorse, dell'organizzazione, ha avuto rispetto agli Stati Uniti esiti molto meno gravi che non gli Stati Uniti, perché la combinazione dei fattori sanitari e socio-economici ha dato un risultato diverso. Sindemia, abbiamo imparato questa parola. C'è la pandemia, ma c'è anche la sindemia. Se coloro che sono qui... Questa cosa qui l'avevo imparata con mia figlia, che è allergica, aveva sofferto per tantissimi anni di problemi seri di allergia, e mi dicevano all'ospedale quello di Firenze, importante sulla dell'allergia dei bambini. Mayer. Facevano le mappe delle città in cui facevano vedere che i bambini allergici erano tutti di centro città, in periferia non ce n'erano. Quindi era evidentemente un qualcosa che riguardava la vita sociale, cioè quelli in città che erano un po' protetti, un po' forse troppo protetti, poi soffrivano di queste allergie. In periferia, che giocavano in mezzo alle pozzanghere, e quelli invece allergici non ne avevano mai. Per cui questo che stai dicendo è assolutamente vero. Cioè, la malattia abbinata allo stato sociale, alla vita sociale, cambia completamente gli effetti, non c'è dubbio. Bisognerebbe dire, il paese ideale in cui vivere sarebbe quello che ci presenta condizioni climatiche di stile di vita ideali, come abbiamo visto per alcune patologie, qual è in Sicilia, dai tempi immemori, al paese che assomma tutto questo, anche il massimo della capacità scientifica, della medicina, eccetera, e questo sarebbe certamente il paese ideale in cui vivere. Mi ha fatto cenno, desidera intervenire il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, per cui cedo molto volentieri la parola qui dal pulpito dei relatori. Grazie Nicola, a te la parola. Sì, io brevemente intanto un saluto e un ringraziamento al presidente Miccichè, lo ringrazio non solo per questa giornata, ma per l'ospitalità che ci ha riservato nella regione siciliana. E saluto il presidente Ciambetti e saluto Carlo Borghetti, che ringrazio per l'organizzazione. Lo ringrazio anche per un altro motivo, non solo perché questo gruppo di lavoro della Calre sostanzialmente lo ha proposto Carlo Borghetti. Stavamo nelle Azzorre nel 2018, io ero presidente del Consiglio regionale della Calabria. Carlo Borghetti propose l'istituzione per la prima volta di questo gruppo di lavoro, io coordinavo il gruppo della valutazione delle politiche pubbliche e fu accolto in maniera molto interessante, perché per la prima volta la Calve, quel luogo di discussione, si apriva al tema della sanità. E poi il lavoro è andato avanti, si sta coordinando nonostante il Covid, quindi è importante che ci sia sempre più Europa anche nella discussione della sanità, se non altro, e l'ho visto nella cartellina, per contaminarsi delle buone pratiche che in ogni singola regione si fanno. Però consentitemi brevemente di fare anche una riflessione rispetto al tema italiano, al tema del paese. Qui ci sarà qualche piccolo punto di distanza tra la mia visione, quella del presidente Ciambetti e anche del vicepresidente Borghetti, perché io ritengo che il Covid ha imposto e impone un'ulteriore riflessione rispetto al tema della sanità in questo paese. Perché è vero che il Covid ha aumentato le distanze sociali ed economiche, da un lato. Dall'altro, e questa è una riflessione che forse facciamo poco, il Covid ha anche abbattuto le disuguaglianze, per alcuni versi. Perché non era importante quale conto in banca tu avessi, quale reddito tu avessi, se prendevi il Covid avevi bisogno di un ospedale, avevi bisogno di una sanità pubblica, a prescindere dal tuo stato sociale, a prescindere nell'ascensore sociale in quale piano il cittadino fosse. Che cosa vuol dire il mio ragionamento? Che probabilmente ripensare un forte investimento sulla sanità pubblica, penso che il Covid questa riflessione ce la impone, il che non vuol dire andare contro la sanità privata, ci mancherebbe altro, abbiamo delle straordinarie eccellenze, vanno tutelate, vanno rafforzate, vanno rilanciate, vanno raccontate ancora meglio all'Italia e al mondo, perché sono, tra l'altro, ci continuano a dare delle straordinarie soddisfazioni nel campo internazionale. Non c'è
essere le nostre abitudini, che ha cambiato anche il rapporto con la sanità tra pubblico e privato, come dicevo prima, che ha ricambiato anche il nostro modo di vivere, i nostri spazi, ha cambiato le nostre abitudini probabilmente per sempre, per alcuni aspetti, noi non possiamo fare finta che tutto questo non sia mai avvenuto. Dico, non lasciamo questo a un Parlamento nazionale che rischia di calare dall'alto alle regioni una nuova visione di sanità, costruiamola con una grande discussione, trovando dei luoghi. Un luogo può essere il gruppo che Carlo Borghetti presiede, sicuramente un gruppo è la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Apriamo un grande dibattito pubblico in questo paese, perché mi pare che finita l'emergenza non si parla più del tema centrale di ripensare la sanità in questo paese. Credo sia una discussione che noi dobbiamo mettere al centro delle nostre politiche. Io spero e credo che questo gruppo di lavoro, con le sensibilità diverse, con i punti di vista diversi, con sensibilità diverse, possa dare un contributo a questa discussione italiana, tenendo assieme quel ragionamento di buone pratiche europee che oggi più che mai servono. Grazie. Sì, ringrazio Nicola. Intanto che interviene il Presidente Micichè, ho visto che ha chiesto la parola e prego di venire qui al microfono il Presidente della Commissione Sanità del Friuli Venezia Giulia, Ivo Moras. Prego. Intanto, soltanto, prego. Nicola, io sono abbastanza convinto di quello che tu hai detto, cioè la gestione di una pandemia doveva essere per forza centralizzata in qualche maniera. Che ci fosse più Stato e meno privato all'interno della gestione delle pandemie, credo che sia. Io sono un partito del privato, sono molto favorevole al privato, ma credo che fosse corretto. L'unica cosa che ha creato invece diseguaglianze e che è gestita direttamente dallo Stato è stata sulla questione delle zone gialle, rosse, verdi, blu e arancioni, nel senso che noi abbiamo subito un'assurdità dallo Stato centrale nel primo semestre della pandemia, quando in Sicilia non avevamo contagiati, perché noi siamo un'isola, bastava chiudere le frontiere e qua potevamo rimanere aperti a vita, poteva non succedere nulla a noi a Sardegna, e lo Stato centrale ha ritenuto in maniera abbastanza anomala di considerarci zona rossa senza avere contagi, invece di dire soltanto che dovevamo chiudere le frontiere, come peraltro abbiamo fatto, e ci hanno rovinato, perché noi senza contagi abbiamo dovuto chiudere l'economia. Noi siamo già un'economia debole, la dichiarazione di zona rossa ci ha distrutto. Ecco, quella è stata una scelta dello Stato incomprensibile. Incomprensibile. E allora, se sulla scelta di questo tipo fosse stato richiesto alle regioni, le regioni avessero avuto un maggior peso per poter capire se era necessario che fossero zone rosse, arancioni, bianche o gialle, che siano, probabilmente noi avremmo evitato un danno economico colossale, 11 punti percentuali di PIL persi in 6 mesi. In Sicilia, e in un'economia debole come la nostra, li recuperi in 100 anni, 11 punti percentuali di PIL. Per cui oggi ci ritroviamo in una situazione oggettivamente molto molto difficile, sia nelle casse della regione che nelle casse delle singole famiglie e dei singoli imprenditori, che sono falliti praticamente tutti, senza motivo. Ecco, questo è stato un qualcosa deciso dallo Stato che oggettivamente sarebbe stato bene che non fosse stata. Poi sono d'accordo in linea di massima sul concetto di più Stato nella gestione di una pandemia di questo tipo, perché se ognuno la gestisce a modo proprio rischiamo di fare tanto casino. Però quello è stato un errore veramente colossale che pagheremo noi qui, e la Sardegna lo pagheremo in maniera violentissima, e non credo che sia previsto un ristoro particolare per questo tipo di danno che è stato creato. Sì, certamente una cosa è parlare del rapporto Stato-Regione in tempi ordinari, altra cosa è parlarne in tempo di emergenza sanitaria, e questo sicuramente va tutto. Tu pensi che quando ci hanno dichiarato zona rossa noi avevamo 1000 conteggiati in meno della provincia di Como, della sola provincia di Como, in tutta la Sicilia. Nel primo lockdown, perché tutta l'Italia, ma tutta l'Italia perché se le isole
che peraltro nella relazione che noi sappiamo essere stata fornita alla presidenza del Consiglio di allora, nella relazione c'era scritto che Sicilia e Sardegna potevano essere escluse dal lockdown. Dal lockdown. Poi ritornerei anch'io su questo punto, però adesso la parola volentieri a Ivo Moras, dal Consiglio del Friuli Venezia Giulia. Prego Ivo, a te la parola. Io ringrazio... Io ringrazio dell'ospitalità, ho parlato con Massimiliano 2 minuti fa, mi ha detto salutami l'amico Michiche, e allora faccio in modo di porre i saluti. Questa sarà forse la mia unica opportunità di partecipare a questo ambito lavorativo. Però vorrei portare un contributo. Dal mio punto di vista, come ha detto il dottor Terano, dobbiamo cambiare un po' la visione di sanità. Nel senso che molte volte noi abbiamo, anche a livello legislativo, fatto delle norme partendo sull'aumento dell'offerta e non sulla analisi della domanda di sanità, della presa in carico del malato, della presa in carico del cittadino nel senso totale dell'essere, in modo che in eventuali problematiche sanitarie si possa dare quelle risposte necessarie in una situazione organizzata, in una situazione concreta, dove l'aspetto territoriale è primario e dove la persona trova un accompagnamento all'interno della sanità per risolvere i suoi problemi e per diventare ulteriormente cittadino attivo. Molte volte abbiamo potenziato gli ospedali senza necessità, senza bisogno, unicamente per questione di vanto. Ma questo lo vedo in Friuli, che è l'unica regione che si paga la sanità in Italia. Perciò i risvolti negativi, ad esempio, di scelte che provengono dallo Stato molte volte ricadono sul nostro bilancio regionale e noi ci ritroviamo che quando una scelta che poi viene ricondotta a fondi che arrivano nelle altre regioni, molte volte a noi questi non arrivano. Perciò le scelte che noi facciamo e che abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, abbiamo fatto 2 riforme sanitarie, è stato proprio per cambiare questo paradigma, passare dall'offerta di sanità che deve rimanere rilevante, andando a caccia della domanda, della presa in carico. Molte regioni, tipo Lombardia, tipo Veneto, ma altre regioni in Italia, non vogliono escludere nessuno, hanno questo modus operandi. E questo ci porterà anche sicuramente, quando ci ritroveremo altre pandemie, spero che sia l'ultima, nel 50 anni, statisticamente dovremo riuscire, insomma, 50-100 anni dovremo riuscire, a meno che qualche laboratorio strano, una guerra batteriologica di qualche modo. Però se noi abbiamo in mente la persona, in primis abbiamo le difficoltà della persona e sapremo anche incontrare e dare risposte a queste persone. Questo è il viatico che è stato aperto il 2020 Giulia con le 2 riforme sanitarie. Ovviamente il Covid ha rallentato il tutto, ma stiamo già vedendo che gli aspetti territoriali danno beneficio a tutta la sanità pubblica. Grazie. Grazie anche Ivo Moras per questo contributo. Lo ringraziamo ancora una volta anche per essere qui in presenza. E io molto volentieri adesso cedo la parola a Jean-Claude Marcoux dalla Vallonia, che ci porta un contributo per lui ovviamente ancora più sentito per avere fatto il viaggio fin qui e in questa unione ideale tra le nostre regioni europee. Prego Jean-Claude, a te la parola. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en français ou si c'est préférable en anglais. Shall I speak English or is it okay in French? Francese. Merci. Voilà, merci à vous de votre accueil ici. Je retrouve dans Marc qui n'a pas pu malheureusement être présent ce matin. Merci aussi aux orateurs qui se sont exprimés. Peut-être une vision de la vaccination, mais aussi des inégalités de la pandémie au niveau de la Wallonie et de la Belgique
Plus globalement, le Parlement de Wallonie s'est penché à l'occasion de la rédaction d'une contribution au Comité européen des régions sur justement la réaction qu'elle a pu donner à l'occasion de la pandémie. Elle a pu monter ses forces, mais aussi et surtout les faiblesses qui ont été constatées. Premièrement, ce qui a été constaté en termes de faiblesse, c'est la répartition des compétences au niveau de l'État fédéral belge, qui comprend des régions, des communautés. Et donc, toutes ces entités ont dû collaborer de manière plus ou moins heureuse à l'occasion de la pandémie. Et il y a des éléments d'amélioration qui ont été soulignés et qui devront être mis en œuvre. Deuxièmement, un financement et une préoccupation qui ont été insuffisants pour la promotion de la santé et la prévention, ça a été déjà souligné tout à l'heure, et une réflexion qui devrait être menée sur la première ligne de soins. Ensuite, une réflexion sur l'organisation territoriale des soins de santé au niveau et dans un contexte aussi fédéral. Et enfin, au niveau plutôt européen, le Parlement a appelé à l'établissement de nouvelles compétences pour l'Union européenne, la création d'une véritable union européenne de la santé, et ça rejoint évidemment les travaux de la CALRE. On a listé une série de compétences par l'Union européenne, notamment la production en molécules de base pour le secteur pharmaceutique, pour favoriser l'autonomie stratégique de l'Union européenne, la fixation de normes minimales en matière de soins de santé, en lien aussi avec l'OMS, l'harmonisation et la collecte des données, la reconnaissance des diplômes, la fourniture et la distribution d'équipements médicaux. On a vu toutes les difficultés qui ont existé, notamment au début de la pandémie, la fourniture et la distribution des vaccins, la tarification des produits pharmaceutiques et la responsabilité sociétale des lieux d'enseignement, un élément aussi important. En ce qui concerne le vaccin pour la Wallonie, ben, on a eu des débuts assez compliqués comme beaucoup d'entités, mais on arrive maintenant à une couverture maximale qui est assez vaccinale, pardon, qui est assez intéressante. Et il y a des initiatives qui sont prises désormais pour tenter de convaincre un maximum de citoyens à la vaccination. Le gouvernement organise notamment des vaccinations dans des stades de football, par exemple, pour tenter de convaincre des publics qui ne sont pas nécessairement intéressés ou acquis à la cause de la vaccination. On va aussi débuter dans quelques semaines la vaccination des 12-17 ans en Wallonie. Et il y a aussi une volonté d'envoyer des doses de vaccins aux pays les plus fragiles. Ça a été validé au niveau fédéral, cette volonté d'envoyer des doses aux pays les plus fragiles. Le Parlement de Wallonie va aussi s'investir dans la conférence sur l'Europe, dont on a parlé tout à l'heure, avec notamment une thématique sur la santé, donc sur l'impact des modes de vie sains et des changements climatiques sur la qualité de vie, qui recoupe parfaitement les thématiques qui sont touchées par le groupe de travail. Et enfin, je me ferai un plaisir de vous envoyer, Monsieur le Président, une autre série de bonnes pratiques sur d'autres thématiques par écrit pour enrichir le document que vous nous avez transmis ce matin. Merci en tout cas pour votre invitation. Grazie, grazie a te davvero per la presenza e per l'intervento. Sono convinto che anche con gli altri consigli regionali che non si è potuto avere più in presenza riusciremo a recuperare i contributi così come è stata l'altra volta. Il dossier che avete in cartelletta, che abbiamo chiuso sulla prima fase del lavoro di questo gruppo, alla fine ha raccolto i contributi di 17 regioni, quindi davvero di 5 stati europei, 17 regioni, è stato un lavoro, credo, interessante per tutti noi. Beh, non è necessario che per forza di cose finiamo tardi, quindi se non ci sono altri interventi, io penso che possiamo, Presidente, andare alla chiusura dei nostri lavori, e mi sembra anche bello che possiamo procedere con... non tanto perché è un rito con lo scambio, insomma, di alcuni segni, ma perché vuole essere
davvero così, un segno di cuore cordiale e sincero al presidente Micichè e a tutta la sua organizzazione per questa ospitalità così squisita ed efficiente. Mi permetto di sottolinearlo, perché mi fa piacere sottolinearlo, perché siamo riusciti, credo, anche dal punto di vista della tecnologia e delle connessioni, ad avere tutto funzionante con efficacia, quindi questo pure... Questo è un plauso che va fatto alla Segreteria Generale dell'Assemblea. Io ringrazio oltre a te, ovviamente, tutti i tuoi collaboratori, il segretario, tutti i collaboratori tuoi. Lo facciamo così, senza troppe formalità, in maniera molto semplice, magari ci alziamo. Sì. Questa è una... pubblicazione, mi devo questo, una pubblicazione che abbiamo appena fatto al Pirellone, del Consiglio regionale Lombardia. Il Pirellone ha compiuto 60 anni, mentre le regioni quest'anno passato hanno compiuto 50 anni, il Pirellone ne compie 60. Questo è un libro sulla storia del grattacielo Pirelli. Non ha il fascino di questo palazzo, però per noi anche milanesi e lombardi, io sono milanese anche se un po' arioso. Il Pirellone, devo dire che il suo fascino ce l'ha. Ce l'ha, è un simbolo. È diverso da questo, ma c'è un enorme fascino. Ha un suo valore. Pensa solo il fatto che hanno fatto i lampadari di Pirellone, i lumi. Pirellone è stato copiato anche da grandi design mondiali, per cui evidentemente un fascino. Cioè, ti ringrazio molto. Pensavo al fatto degli anni. Noi ne abbiamo fatti 70 di assemblea, per cui rispetto alle altre regioni abbiamo anche questo fatto di essere un po' più... Solo che il tuo palazzo ha 1000 anni, il nostro... No, il mio ne ha soltanto 1000, sì. Il mio si fa... Avete qualche anno in più, insomma, e c'è anche qualche decorazione in più del Pirellone. Comunque, a suo modo, è diventato un simbolo della regione Lombardia e oserei dire anche del nostro paese, perché il Pirellone è conosciuto anche oltre i confini del nostro paese. E poi una medaglia ricordo, questa volta qui è raffigurata la scala, questo con il simbolo del Consiglio regionale della Lombardia, la Rosa Camuna. Ecco, questa è una medaglia che potrai tenere nel tuo ufficio, visto che è un ufficio ricchissimo di ricordi, almeno questo è un... Bene, in più. Grazie davvero, grazie veramente tante. E complimenti a te per questa organizzazione, complimenti a tutti per gli interventi, perché io non li ho sentiti tutti gli interventi, poi raccoglieremo gli altri. A partire da quello del mio amico Maentini, mi sono stati, venivano raccontati man mano che li facevate, quindi so che è stata una riunione importante, con interventi importanti, e credo che sia importante che ci sia. Assolutamente, lo dico perché con le, al di là dei nostri ospiti stranieri, ma anche noi italiani, non è normale che ci si conosca, che ci si incontri tra presidenti di consiglio, assessori o presidenti di commissione o vicepresidente e quant'altro. Invece credo che la conoscenza diretta tra noi sia veramente importantissima, anche perché possiamo essere tutti di partiti diversi, ma possiamo condividere alcune scelte importanti che si devono fare insieme per il bene del paese, per il bene delle nostre regioni, voglio dire per il bene dell'Europa. Per cui bene, bravo, sono contento. No, bravo. Rimanga a verbale che il presidente Micichè ci ha già omaggiato dei suoi omaggi a ciascuno di noi, quindi questo mio è, se volete, anche tardivo, lo volevo fare ieri, ma no, arriva è... oggi dopo che il presidente... Ieri me lo volevo fare al ristorante quando eravamo già in viaggio, l'ho perso subito. Così rimane anche per chi ci ascolta collegato, il presidente ci ha già omaggiato dei suoi segni molto graditi. Grazie. Punto, non ci resta che chiudere, il lavoro prosegue, ci sentiremo, rimarremo in contatti e spero avremo una seconda occasione in presenza prima dell'assemblea plenaria della Calre, che sarà a fine anno. Quindi grazie ancora a tutti. Allora, prima del giro del palazzo che farete nel pomeriggio è a vostra disposizione, ora andiamo a mangiare un boccone ai Giardini Reali, che è un'altra di quelle cose che abbiamo rimesso a posto, che prima non c'era, per dirti come l'economia sia importante per restaurare questi Giardini Reali con il segretario generale. Si decise una spesa di quasi 100.000 euro, se non ricordo male, che sembrava tanto. Abbiamo avuto anche la polemica di qualche deputato di qualche partito che pensava che stessimo buttando quattrini, a parte il fatto che quando si sistemano cose storiche non sono mai quattrini buttati, ma poi abbiamo immaginato con la Fondazione Federico II di fare pagare l'ingresso ai giardini
100.000 euro è stato il restauro e la rimessa a posto dei giardini. Il primo anno abbiamo incassato 270 per quei 1.000 euro, per cui è stata anche un'altra prova di come i fatti culturali di questo palazzo possono essere per noi anche la cultura, motivo di ricchezza e non soltanto la cultura di, ha una sua sostenibilità anche economica. Non c'è dubbio che questo palazzo è un palazzo che costa moltissimo. Vabbè. Perché è un restauro continuo e comunque c'è un'attenzione assolutamente non enorme. Solo il Duomo di Milano palazzo non finisce mai di essere restaurato. No, qua, non infatti, solo il Duomo. Ma infatti, sai che a Milano si dice un la lavoro fabbrica del Duomo, ma è qua, esatto. E qua è uguale, qua c'era fino a molto tempo fa la fabbriceria interna, io la rifarei volentieri, ne abbiamo parlato con il segretario generale, perché ogni volta che c'è da fare un restauro bisogna partire con le gare, le cose. Io dico che se avessimo qua dentro un gruppo di lavoro che potesse fare il restauro, eviteremmo gare e peraltro vivendo qua dentro i restauratori si accorgerebbero prima di com'è per la fabbrica del Duomo, quindi qualcosa potrete spendere spunto anche da Milano. Su questo la chiesa ce l'abbiamo pure, per cui bene, grazie a tutti, grazie a tutti e complimenti. Grazie davvero. Grazie Carlo, bene, grazie. Sono contento, sono molto contento, credo che anche la Carlo deve essere contenta perché stiamo